Dopo 3 anni ritorna la cerimonia del passaggio delle consegne tra le cariche capitanali delle categorie entrante e uscente della Real Maestranza, un evento che è stato caratterizzato dalla commozione, quella che ha riempito il cuore delle nuove cariche pronte a partecipare alle processioni, del nuovo capitano, il maestro Giuseppe Mangione, nel leggere il suo discorso. Un'emozione condivisa anche da chi cede il testimone, dopo 3 anni da quell'ormai lontano 2020, quando in quello stesso teatro Regina Margherita aveva ricevuto la spada e la feluca. Sono stati 3 anni di fidanzamento, però il matrimonio è riuscito benissimo. Ci faccio i miei auguri, che è una cosa meravigliosa fare il capitano della Real Maestranza. Ed è un impegno che dopo 500 anni è una responsabilità che dobbiamo portare avanti con amore e dedizione, anche perché c'è il lato religioso. È un'emozione che ancora mi vengono i brividi, sia il mercoledì e il saluto al Signore della città. Molto emozionante, guardi. Il 116° capitano della Real Maestranza ha dato dunque il suo saluto alla città. È un'emozione che mi veniva da piangere. Io ho sempre sognato di fare il capitano, da quando avevo forse 20 anni, di quando frequento la Maestranza. Finalmente stiamo riuscendo. Dopo aver ricevuto le armi, la fascia tricolore, firmato l'albo d'oro dei capitani, il maestro Mangione della categoria idraulici lattonieri si prepara adesso a vivere un altro momento particolarmente atteso nel giorno della processione. Portare il crocifisso e guardarlo negli occhi il crocifisso. Durante la cerimonia si sono susseguiti gli interventi delle autorità presenti ed è stato effettuato il passaggio di consegne anche tra gli scudieri, alfieri maggiori e portabandiera storica, mentre simbolico tra portabandiera e alabardieri, in attesa di tutti gli altri passaggi che avverranno durante la cerimonia del 4 marzo, consegnato un omaggio floreale alle mogli dei due capitani entrante e uscente e la medaglia d'oro al decano della categoria, il maestro Angelo Palermo.